Ti voglio chiedere, ma tu credi in Dio? Quale Dio? Ciao, grazie per aver accettato questo invito e per essere qua oggi. Siete avermi invitato. Allora, ragazzi, ho qui davanti a me una ragazza di 32 anni che sostiene di vivere nel mondo della stregoneria, cioè di vivere, di condurre una vita da strega. Fin da quando era piccola, per cui mi racconti un po' se vivi all'interno di una situazione in cui nella tua vita la stregoneria e il fatto di essere strega è una parte integrante o se vivi veramente da strega? Vivo la vita completamente da strega e vivo all'interno di una cura. Che cos'è una coven? Almeno da quello che so io, da quello che io conosco a livello di stregoneria, a livello di streghe Wicca, che diciamo sono quelle che vanno un po' più di moda e che le persone conoscono di più, una coven è una sorta di famiglia, una sorta di cerchio all'interno del quale vengono fatti i rituali magici e le streghe, le vere streghe, gli stregoni vivono e conducono una vita a 360 gradi all'interno di questa coven. E per te anche così? Allora, la mia vita è all'interno di una coven dove vivo, faccio rituali e questa cosa qua assorbe interamente tutte le mie giornate. Tu conduci una vita normale, cioè nel senso fai un altro lavoro, hai un fidanzato, hai una famiglia, quindi conduci una vita come tutti gli esseri umani, vivi nel bosco, esci dalla tua casetta, e all'interno di questo luogo, di questo posto, dopo, vivi, diciamo, la tua missione da strega. Vivo tranquillamente come ogni tipo di persona, ho amici, non ho un ragazzo, non vivo in una casa nel bosco, però passo la maggior parte del tempo in questa coven dove effettuo rituali, cose spiritiche. Chiedere una cosa che mi ha sempre incuriosito, ma per poter essere parte o far parte di una coven, che appunto dalle mie conoscenze è un cerchio, di persone che si radunano, molti le definiscono sette, io le definisco probabilmente, il termine giusto è, delle situazioni che avvolgono una persona a 360 gradi, come hai detto tu prima, quindi uno stile di vita, un modo di vivere, è un modo di interagire col mondo spirituale ed esoterico. Ma per entrare all'interno di una coven è richiesto qualcosa di speciale, ovvero è richiesto fare un'iniziazione e soprattutto è richiesto fare una sorta di patto di qualcosa di magico? Non posso risponderti. Ok, non puoi rispondermi a questa domanda, ma perché ti hanno vietato di farlo? Sì, è vietato dire, parlare di quello che succede dentro a queste coven. Ho ancora una grandissima curiosità. So che in tutti i movimenti spirituali, energetici, esoterici, solitamente ci si aggrappa, o forse sarebbe meglio dire, si fa riferimento ad un'entità. Nella religione cattolica vediamo che le persone molto spesso fanno riferimento alla Madonna, fanno riferimento ad altri santi, a Gesù, a Dio. Mentre so bene, perché comunque ho un bagaglio culturale che mi ha permesso di capire, di comprendere diverse situazioni e di anche andare in situazioni in cui c'erano delle streghe. Per esempio, nel paganesimo solitamente c'è la Dea Madre, ci sono delle entità particolari, ma
Ma tu, oltre alla tua gestione della coven dei rituali, hai un'entità di riferimento che non per forza sia legata alla cultura delle streghe? Sicuro che vuoi saperlo.